Ma era con l'involli al 90esimo, no, era il 93esimo, con l'involli, ti amo Koulibaly, grande Koulibaly, sotto il 7, sotto il 7, e come direbbe Adani, hai levato una coppia di ragni che si stava accoppiando, grandissimo, grandissimo, aspettate perché questa è veramente una cosa allucinante, ragazzi, scusate, ma c'è tempo per le critiche, c'è tempo. Allora, premettiamo una cosa, perché io sono ai limiti del bloccare molta gente su Facebook. Perché? Perché io analizzo le partite singole. Non analizzo una partita singola per l'interità della stagione. È normale che se un giocatore mi fa 10 partite di merda è una buona, è normale che dico, vabbè, 10 partite di merda però hai fatto, no? Bene. Il primo tempo ho detto, attenti perché 2-0, buona, tutti quasi perfetti, mi preoccupa molto il secondo tempo e perché a Parma avevamo avuto un calo spaventoso, però oggi non c'era il Parma. Tac, non è essere portare sfiga, significa, a mio avviso, un pochino capire di calcio, un pochino, perché poi vedremo l'analisi tattica, mi sono anche dimenticato di spegnere OBS, perfetto, vabbè, comunque a parte questo. Io 2 anni fa, quando c'era il paragone Sarri, il gioco di Sarri e il cinismo di Allegri, non mi ricordo in che video, però dissi questa cosa qui. Se Sarri imparasse a gestire le energie e a gestire appunto le partite come fa Allegri, e Allegri imparasse a, diciamo, giocare come Sarri, a far sì che la squadra, non dico si butti davanti, in avanti, però quantomeno faccia un gioco offensivo, per me uscirebbe l'allenatore perfetto. Quando Sarri ha detto in conferenza stampa di presentazione quest'anno, tenterò di prendere le cose positive di Allegri e il fatto di saper soffrire, penso che si riferisse proprio a questo, cioè trovare un equilibrio. Equilibrio non significa difendere, perché abbiamo visto un grande primo tempo della Juventus, fosse finito 3-0 a fine primo tempo non ci sarebbe stato nulla da dire, poi arriviamo agli errori singoli che sono capibili perché comunque la difesa, questa coppia difensiva avrà giocato qualche partita in preparazione però non si è allenata per essere questa coppia in questa partita perché la coppia era Bonucci-Chiellini, ieri Chiellini si è fatto male. Però a parte questo, quello che dovrà fare Sarri, e penso lo vorrà fare per forza, è trovare un equilibrio. Equilibrio significa saper quando pressare alto, ad esempio, saper quando velocizzare l'azione, saper fare tante cose per appunto risparmiare energie per il secondo tempo. E mi dispiace dirlo perché i centrocampisti, a parte un po' Pjanic, però nel primo tempo mi erano piaciuti tutti. Però sta il fatto che quando io dico che quando la butti sull'intensità, sì, sull'intensità, là ogni giocatore può essere bravo, però il giocatore fenomenale si vede quando l'intensità non puoi averla perché ti mancano le energie. E lì cosa servirebbe? Il palleggio. Il palleggio che in questo momento la Juventus non ha a centrocampo, perché Pjanic è lento, perché Pjanic se è stanco fa fatica, perché Matuidi non ha il palleggio tra i piedi, ha una grande intensità, soprattutto in fase non possesso palla, però non ha sicuramente il palleggio tra i piedi. Emre Can non è, è un giocatore box to box, secondo me, più che palleggiatore. Khedira neanche, perché è un giocatore che tiene molto, ecco, ad esempio Matuidi, sì, Khedira tiene molto il fisico, ad esempio, protegge il pallone. Matuidi, a parte il problema tecnico, ha un problema fisico anche, ma soprattutto non sa veramente coprire il pallone. Problema che per me è anche Dybala, ed è per questo che per me non può fare il falso 9. Perché ho visto un'azione, passaggio lungo, ok, metti questo cazzo di corpo davanti, mettilo! Dybala no, si fa sovrastare. Se ha l'avversario a 1,5 m, riesce probabilmente a saltarlo, se no, no. Comunque, Ronaldo ha fatto gol, Higuaín ha fatto gol, e poi chi ha fatto gol? Danilo ha fatto una buona partita, secondo me, come l'ha fatta fino a, appunto,
che non è uscito De Sciglio. A me, io quando i giocatori fanno buone partite, lo dico, a differenza di altri che pur di difendere i propri, tra virgolette, beniamini, perché vabbè, dicono che hanno fatto la migliore partita anche quando hanno fatto schifo, ok? Higuaín, ripeto, per me è il miglior partner per Cristiano Ronaldo. Costa ha fatto un buon primo tempo, un ottimo primo tempo, poi si perde, è normale, se tutta la squadra va, cala, che poi Costa ha fatto due assist per due gol, e sta per fare due volte il gol, perché uno ha preso l'incrocio, l'altro è andato fuori così tanto. Quindi Costa, in questo inizio di stagione, tocchiamo ferro, perché anche l'anno scorso aveva iniziato molto bene, quest'anno meglio, secondo me. Però in questo inizio di stagione è determinante, è importante Costa. Niente, per il resto, poi vabbè, guarderemo l'analisi tattica, non so se la farò domani o dopodomani, vedremo, quando ho voglia, quando ho tempo e quando non sto male, perché qua un giorno sì e l'altro pure sto male, quindi lascia stare, vedremo poi, vi informerò. Siamo anche quasi ai 10.000 iscritti, bene così. Poi nel caso quando li supereremo faremo una live speciale per i 10.000 iscritti. Insieme parleremo un po' del più e del meno. Vabbè, comunque a parte questo, il Napoli, ragazzi, il Napoli era prevedibile che facesse. Che poi, ragazzi, il Napoli ha trovato 3 gol. 3 gol. Arriviamo agli errori singoli. De Ligt da 3. De Ligt, mi dispiace. Tutte le attenuanti che vogliamo. Sarri non era in panchina. Sarri non sta allenando in queste settimane. E quindi questa vittoria vale di più, ok? Perché comunque non abbiamo un allenatore in panchina. De Ligt non ha giocato con Bonucci in questa settimana per preparare appunto la partita. Tutte le attenuanti che vogliamo, però ciò non toglie che ha fatto due errori importanti, colossali, che potevano essere determinanti. Quello sul 3-2, che anche lì prendi il 3-1, un calcio piazzato. Nessuno segue, non so se anche lì era un errore di De Ligt, tra l'altro. Vabbè, comunque, là un errore, il 2-2 un errore, il 3-3, il 3-2, scusate, il 3-3 un altro errore di De Ligt, che non ha letto bene la manovra, forse anche Bonucci poteva fare qualcosina di più. Primo tempo per me Bonucci ha fatto una buona partita, anche De Ligt non aveva fatto malissimo. Però, poi, Alessandro, ragazzi, Alessandro per me veramente, Eriksen, io lo dicevo sia per Cancelo sia per Alexandro, qualora fosse rimasto anche Cancelo, per me avrebbero fatto entrambi una grande stagione con il gioco di Sarri, perché soprattutto all'inizio azione i due terzini stanno molto alti, come io ho guardato anche il primo tempo del Liverpool, come il Liverpool stanno molto alti i due terzini e i due esterni, i due centrali di difesa si allargano per ricevere il pallone e per impostare la manovra. Questo è l'inizio azione, comunque lo vedremo meglio con l'analisi tattica. Sono contento per i 3 punti, lo dicevo a inizio anno, prima dell'inizio della stagione, le prime partite, ragazzi, non importa come, bisogna portare a casa i 3 punti. Perché? Perché ci vuole tanto tempo per trovare i meccanismi giusti in fase soprattutto di transizione negativa, di non possesso palla, ma soprattutto di transizione negativa. Oggi la fase di non possesso palla mi è piaciuta molto, solo che l'abbiamo fatta in maniera: o andiamo troppo discontinui o andiamo troppo continui, cioè troppo forsennata forse la fase non possesso col pressing ultraoffensivo, pressavamo troppo, però c'è anche da dire che comunque siamo alla seconda giornata, magari fra 2 o 3 mesi, spero prima, però tanto per dirvi, faremo 75 minuti così e allora troverai, insomma, metterai in difficoltà insomma le squadre avversarie, perché se fai 75 minuti con quell'intensità lì, ragazzi, è molto tosta per le squadre avversarie. E poi la fase nella quale non trovi sbocchi o non trovi energie, devi saper gestire. E quando devi saper gestire, ti serve un palleggiatore almeno. Un palleggiatore almeno. Ed è per questo che per me a centrocampo bisognava intervenire in questo mercato. Ed è per questo che per me la società, vabbè, sapete benissimo il mercato. E poi lunedì darò il voto. Questo è quanto, ragazzi. Buoni 3 punti, buono il primo tempo come a Parma, anzi, oggi probabilmente abbiamo fatto buoni 60 minuti rispetto a Parma, quindi abbiamo fatto magari 10 minuti in più, meglio, ecco.
Speriamo di migliorare un po' alla volta. Adesso mi vedete così perché abbiamo segnato il 92esimo, poi non sei stato incazzato, lo dico già, non ero incazzato per il risultato, però avrei fatto un video un calmo, insomma, non è che avrei mi sarei scatenato, però insomma, prendere tre gol così in rapida successione non è ok, capisco i cali, però veramente poi anche lì la fase di transizione negativa al centrocampo non esisteva più. Abbiamo preso, è vero, due gol su due calci piazzati, però guardate il secondo gol che abbiamo preso, è una cosa imbarazzante. Non avevamo nessun, cioè erano fermi i giocatori. Dopo il terzo gol di Ronaldo abbiamo tirato i remi in barca, preso il 3-3, abbiamo iniziato a fare qualcosina. Questa cosa bisogna sistemarla sicuramente, ma sono sicuro che Sarri col tempo la sistemerà. Perfetto. Detto questo, ragazzi, vi auguro buona serata a tutti. La curva, e lo sapevo già, comunque la curva ha cantato, quest'anno probabilmente canterà tutte le partite ed è il dodicesimo uomo in campo, poco da fare. Sempre fino alla fine Forza Juventus, sempre fino alla fine Forza Juventus. E Mertens tra l'altro nel primo tempo ha fatto una simulazione su un intervento di Khedira vergognoso. Cioè quello lì, fino a che non trovo quello il formaggio che gli fa veramente male, lui farà sempre ste stronzate, sempre. Il contatto Ronaldo Giuliano, no, scusate, no, non era Giuliano, era un altro giocatore del Napoli. Il primo tempo non è perché era come Ronaldo Giuliano proprio il contatto e non era rigore. Come non era quello del 98, non era neanche questo. Detto questo, vi auguro buona notte a tutti e sempre comunque, fino alla fine, Forza Juventus.